Se sono qui a raccontare questa storia, lo devo a Antonio Lorenzini. La famiglia Colorni è mantovana da secoli. Il nonno Emanuele era notaio, molto stimato in città, e mio padre, giovane allora, era un neolaureato, laureatosi da poco in legge. La mamma era invece casalinga. Era una famiglia molto ben vista, ben amata in città. Mio padre mi ha sempre raccontato di questa vacanza molto particolare che comincia nel luglio del 1943 in un paesino molto defilato, alla Santona, che era una frazione del paese di Lama Mocogno. Queste vacanze si prolungano nel settembre del 43, proprio perché mio padre aveva capito che le cose si mettevano piuttosto male. Infatti, dopo l'8 settembre, i tedeschi penetrano nell'Italia settentrionale, occupano velocemente vari territori, tra cui arrivano anche a Mantova. E per maggior spregio per gli ebrei, verso gli ebrei, verso la comunità ebraica, pongono i loro uffici proprio nella sede da cui vi sto parlando. Questa è la sinagoga Norsa, gli arredi lignei, i ferri battuti, sono tutti originali e risalgono a metà del Settecento. Non è originale il luogo in cui sorge la sinagoga, perché si tratta di una sinagoga ricostruita. L'originale era nel vecchio ghetto, non lontano da qui, ma quando all'inizio del Novecento tutte le case del ghetto sono state demolite o restaurate, la sinagoga è stata demolita, ma prima della demolizione sono stati fatti i rilievi, i calchi degli stucchi e tutto quanto era utile e necessario per ricostruirla in un'area dove la comunità ebraica aveva la proprietà. Mio padre non aveva avvertito il pericolo incombente, tanto è vero che decidono molto tardi di allontanarsi da Mantova, mentre altre famiglie di ebrei l'avevano già fatto da prima. E questo ritardo fa sì che non trovino mai la possibilità di andare verso la Svizzera, cosa che invece altre famiglie mantovane erano riuscite a fare. E si trova proprio con l'acqua alla gola e alla Santona, e quando c'è proprio bisogno immediato di aiuto, finalmente si presenta sulla scena questo uomo eccezionale. Antonio Lorenzini aveva 6 fratelli e 2 sorelle, di cui mio papà, che si chiamava Egidio, era il fratello di Antonio, quindi io sono suo nipote. La mia conoscenza con zio Antonio è dovuta a un fatto di parentela abbastanza stretta, nel senso che ha sposato una sorella di mio papà, la zia Teresa. I ricordi che ho dalla mia famiglia, sono abbastanza semplici. Siamo contadini, figli di contadini, lavoratori della terra. Antonio Lorenzini era anche un invalido di guerra. Nella prima guerra mondiale aveva perso una gamba in combattimento. Quando era ferito in guerra è successa una cosa che con la suora, non so, ebbe un diverbio con la suora. Allora passò la regina Margherita. E lo zio Antonio chiese alle infermiere: io ho bisogno di parlare con la regina Margherita. Allora le chiese alla regina Margherita: guardi, io ho fatto questo perché sta suora non... Le disse: se domani mattina vieni a messa mangi, altrimenti non ti porto da mangiare. Le avevano appena tagliata la gamba, capirà allora tagliare una gamba.
E allora lui, non so cosa le disse, una risposta non bella, e allora gliela disse la regina: io sono un po'... non lo so se mi salverò qui, in questo posto. Allora la regina Margherita prese un'ambulanza, lo portò a Torino, a Regina Margherita, dove la sua ha studiato, che dopo poi, quando è venuta a casa, ha insegnato a tutti i suoi fratelli a leggere e scrivere, perché allora leggere e scrivere non si sapeva. Per la scuola non c'era mica una volta. Una volta la scuola. Ma i suoi fratelli erano intelligentissimi, non perché erano i miei zii, però erano molto intelligenti. Credo proprio che abbia fatto qualche corso anche per poter avere il posto di impiegato del comune di Lamorgoglio. Mio padre viene a sapere che nel comune di Lama Mocogno c'era una persona che si prodigava per preparare documenti falsificati per i cadetti dell'Accademia di Modena. Si presenta in questo ufficio dell'anagrafe di Lama Mocogno e trova davanti a sé una persona dall'aspetto molto mite, tranquillo. Mio padre, sempre molto titubante, dice: ho bisogno di documenti falsi perché noi siamo ebrei, quindi non è solo un problema di correggere una data, ma bisogna che mi procuri dei documenti completi. Questo signore ci pensa un momento e poi risponde in modo molto pacato: non si preoccupi, lei passi fra una settimana e 10 giorni e avrà i suoi documenti. Quindi un senso di altruismo e di umanità molto accentuato, molto, molto marcato. Preparare documenti falsi con la presenza dei tedeschi che controllavano tutto significava avere veramente del fegato. Abbiamo sempre sentito parlare del nonno, e lui è morto nel 66 e quindi morto anni prima che noi nascessimo. Il comune denominatore di tutti quelli che ne parlavano era quello che fosse una persona molto buona. Si muoveva in modo molto incerto perché aveva una protesi, una gamba di legno. In questo legno mi è stato raccontato che Antonio Lorenzini aveva trovato il modo di nascondere questa carta d'identità in bianco, più volte ripiegata magari, con i timbri, c'era, insomma, aveva ricreato nella gamba di legno un piccolissimo alloggio in cui mettere queste cose. Ecco, non sapevo questi particolari. Lui era molto cauto, molto prudente, molto riservato, per cui questi particolari li ha tenuti per sé e sono emersi dopo, vero che lui è venuto meno. Anche in casa con i suoi familiari, così certe cose non le diceva mica. Sa, andava in ufficio, magari erano un po' cose dell'ufficio, erano un po' segrete. Con questi documenti falsi perfetti, i miei si allontanano dalla Santona, vengono più volte fermati dai posti di blocco, ma risultano una famigliola che si allontana verso Roma in cerca di parenti, niente di più. C'è stato questo articolo che è comparso sulla Gazzetta di Mantova del 79, l'aveva scritto il papà di Emanuele e raccontava appunto la storia del nonno e del fatto che grazie al nonno insomma era stato salvato e raccontava appunto questa storia. E questo articolo è arrivato a casa ed è stato lì in verità che il nostro papà e il nostro zio sono venuti a sapere di questa storia. Era il 79, il nonno era morto nel 66, quindi cioè, non avevano mai saputo nulla fino a quel momento. Si parlava del fatto che il signor Colorni frequentasse la casa del nonno, però nessuno ha mai detto come mai, insomma, si erano conosciuti in circostanze particolari e erano amici e tutti hanno tramandato questa cosa, per cui nessuno si era mai chiesto come mai questa persona di via, insomma, frequentasse la casa. Quello che vi ho raccontato, naturalmente io l'ho saputo da mio padre, che me l'ha raccontato però a pezzettini. Non è stato un racconto molto semplice, perché il ricordare anche quindi tante persone, tanti amici che non hanno avuto la stessa fortuna di
riuscire a salvarsi, fatto sì che questo racconto fosse molto sofferto. Per noi è sempre stata una storia lontana da noi. Poi invece quando magari vedi delle persone che sono interessate a questa storia, ti accorgi che effettivamente è stata una cosa importante e che effettivamente era tuo nonno e quindi insomma fa piacere. E io ho contribuito poi anche a, così, a scrivere a mia volta tutto questo. Sono andato a raccontarlo anche proprio all'Ama Mocogno. Ho rincontrato alcuni componenti della famiglia Lorenzini. È stata una sensazione molto particolare perché alla fine non ci eravamo mai visti, ma in realtà sembravamo conoscerci da sempre. L'ho fatto per poter raccontare a mia volta ai miei figli e loro lo racconteranno ai nipoti. Per cui questo è lo scopo di questo racconto, è che non muoia la memoria.